E così brevemente ancora questa sera vogliamo fare il pensierino finale, mentre che sicuramente ho chiesto al Signore su che cosa voleva che potessi condividere qualcosa, mi è venuto in mente più una dimensione profonda che è quella che credo che Dio voglia sviluppare nella nostra vita, ed è la dimensione della lode. È una dimensione particolare perché in qualche modo vuole coinvolgere ognuno di voi, spirito, anima e corpo, in questa presenza. Abbiamo avuto un piccolo antipasto prima di questa riflessione, quindi capite come è importante poter entrare in questa dimensione. E partendo da un versetto che si trova in Isaia 61, verso 1, dove lo spirito profetico, che poi è lo spirito che è su Gesù, unge per fare delle imprese incredibili, e in particolare dice: il Signore mi ha unto, al verso 3, per mettere, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello della lode invece di uno spirito abbattuto. C'è un'azione profonda di Dio nella vita di ognuno di voi questa sera. Lo Spirito Santo sta lavorando direttamente per fare queste tre operazioni fondamentali. E quali sono queste tre operazioni? Prima di tutto, gli afflitti di Sion. Chi sono gli afflitti di Sion? Sono quei cristiani che in qualche modo hanno vissuto un momento forte, un momento iniziale, un momento glorioso, e poi in qualche modo nel momento in cui si sono trovati nuovamente prigionieri hanno scoperto che ancora certe aree della loro vita non erano ancora cambiate, hanno cominciato a vivere un senso di sconfitta, hanno cominciato a lamentarsi, hanno cominciato a pensare che Dio forse non aveva operato perché hanno visto ancora le difficoltà degli esami e si sono trovati in qualche modo come in una terra straniera. E c'è una parte della scrittura dove dice che quando ci trovavamo lì in terra straniera ci chiedevano dei canti di Sion, ma come potremmo cantare canti di libertà quando siamo imprigionati? E qui c'è una promessa grandissima: l'unzione di Dio sta facendo quest'opera nella vita di quelli che si aprono a questa unzione, cioè sta dando un diadema, qualche cosa di grande, al posto di cenere. Potremmo dire in una maniera buffa, nella misura in cui i nostri obiettivi vanno in fumo, Dio illumina le sue ricchezze in te. Non avere paura questa sera se molti dei tuoi sogni, dei tuoi pensieri, delle tue immaginazioni sono andate in cenere, sono andate in fumo, perché Dio dà un diadema, dà qualcosa di meraviglioso agli afflitti di Sion. Al posto della cenere c'è uno scambio bellissimo: tu gli porti a Dio i tuoi tentativi falliti di costruire qualcosa, tu gli porti a Dio le tue risorse bruciate, incenerite dalla routine di ogni giorno, e lui, anziché dire allora non si può fare niente, con la tua cenere ti dà un diadema al posto della cenere. Questo è importante sperimentarlo, perché ci sono i cristiani che si fermano alla cenere, e quando noi produciamo cenere non credo che sia granché di fruttuoso, ma quando la cenere è sostituita dal diadema di Dio, dalla ricchezza, dalla promozione, dalla potenza di Dio, questo è miracoloso. E poi olio di gioia invece di dolore e il mantello di lode
invece di uno spirito abbattuto, olio di gioia al posto del dolore. Io so che la sofferenza è un dato comune del cammino cristiano, ma l'olio della letizia, l'olio della gioia è qualcosa che lo Spirito Santo vuole spandere. E tutto questo, vedremo brevemente questa sera, può avvenire in una maniera profonda nel momento in cui noi ci esponiamo alla presenza di Dio, ci esponiamo a Dio, e allora tutto questo può cambiare il mantello che ci portiamo, e al posto dello spirito abbattuto, al posto di uno spirito inaridito, al posto di una vita che sembra esaurirsi per gli sforzi quotidiani, Dio metterà nella tua vita questo mantello della lode. E io desidero questo mantello questa sera, desidero questo mantello sulla mia vita e sulla tua vita. E noi sappiamo quindi che Dio siede sulle lodi del suo popolo, tu sei il santo, siedi circondato dalle lodi di Israele, sale al suono delle trombe. E qui ci fermiamo un attimo. Nella scrittura tutte le volte che si parla di trombe, in realtà si parla di shofar. Sapete cos'è lo shofar? È uno strumento rituale ebraico a fiato, risale ai tempi biblici, è fatto con le corna di ariete, c'hanno belle, ed è uno strumento molto espressivo della potenza della lode, di quello che può avvenire quando noi diamo espressione di lode. E questa sera, in maniera molto breve, perché ci vorrebbe uno studio molto approfondito, voglio sottolineare come i modi con cui veniva suonato, le circostanze in cui veniva suonato lo shofar esprimono la potenza della lode, ed è importante che tu impari a suonare non soltanto lo shofar, capite? È simbolico, ma impari a dare fiato alle tue corde vocali, che sono i tuoi shofar principali, attraverso questa libertà della lode, per poter vedere delle cose miracolose nella tua vita, nella mia vita. La celebrazione era un aspetto importante nel popolo di Israele, ma vediamo alcuni punti, ce ne sono tantissimi, qualcuno ne ha trovati 35, 36, io ve ne dirò solamente 7 questa sera, in maniera sintetica. 7 modi con cui l'espressione della lode, una lode che nasce dallo spirito, coinvolge l'anima e si esprime anche attraverso il suono, può realmente fare la differenza. Ricordate ancora, prima di andare a questi 7 punti, ricordate quello che diceva Gesù prendendo un salmo e rivedendolo diceva: dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode per ridurre al silenzio l'avversario, il vendicatore. Ancora una volta questa potente arma che questa sera lo Spirito Santo vuole illuminare nella tua vita. Altro che musicoterapia, altro che questi sono sicuramente già degli aspetti ridotti di quello che è la potenza della libertà che lo Spirito Santo può ottenere in te se tu esprimi una lode vera, profonda. Primo modo con cui lo shofar veniva suonato era un modo di attirare l'attenzione del popolo di Dio. Primo Samuele capitolo 13 verso 3. Jonathan batté la guarnigione dei Filistei che stava a Gebba e i Filistei lo seppero. Certo che, ed è molto simbolico, allora Saul suonò lo shofar per tutto il paese e disse: lo sappiano gli ebrei. C'è un significato profondo, daremo solamente qualche spunto per ognuno di questi modi di esprimere la lode. Una grande battaglia vinta, il nemico si allontana, il nemico sa che si allontana. Abbiamo detto che la lode,
dalla bocca dei lattanti ha il potere di fare stare zitto il nemico viene sconfitto e lo sa, ma la lode diventa qualcosa di forte, di grande, e qui vediamo che lo shofar è usato per trasmettere questa notizia anche agli altri, cioè è importante attraverso la lode dare un segnale forte, come a dire la lode vince il male, la lode allontana i nemici. E quando tu realmente cominci a entrare nello spirito della lode, quando tu cominci a lodare il Signore dal profondo del tuo essere, comincerai ad osservare che l'atmosfera spirituale intorno a te cambia. I nemici, le forze delle tenebre si allontanano. Quindi nella tua lode non soltanto il diavolo saprà che si deve allontanare, ma anche gli altri avvertiranno questa azione meravigliosa che la tua vita può emanare se cambi da lamentatore, com'è la nostra virtù naturale, quella di lamentarci per qualunque cosa, magari di lamentarci con Dio, ecco, non di lamentarci di Dio, quello è ancora peggio, ma se passiamo dallo stato di lamentatori, centrati sempre sul problema, sulla difficoltà, sulle cose che non vanno, dicevamo all'inizio del culto, sui combattimenti, sulle situazioni, se noi cominciamo a centrare lo sguardo sulla soluzione, e allora il nemico lo saprà, ma quello che è bello è che anche gli altri sapranno, anche gli altri percepiranno, la tua vita di lode diventa un messaggio di speranza per gli altri, la tua vita di lode che permette a Dio di abitare un po' la dimensione fisica diventa una finestra attraverso la quale gli altri possono vedere Dio. Non so se riuscite a capire, una persona che loda è come uno schermo, è come un ologramma, è come qualcosa che ci fa vedere per un momento qualcosa che viene dall'altro mondo, ma non un extraterrestre. So chi ha visto la guerra dei due mondi, graziosa, però ho visto che la fantascienza mi interessava più quando ero bambino, ora c'è un'altra realtà che se la vogliamo chiamare la fantascienza di Dio, ma è la conoscenza gloriosa delle sue ricchezze che non ci basterà un'eternità per scoprire. Quando noi lodiamo è come se si apre, come possiamo dire, un buco nero, no, un buco bianco, si apre uno spazio dove Dio può essere reso più visibile. Fratelli, volete rendere Dio visibile? Volete rendere Dio visibile? Entrate nello spirito della lode. Io non sto dicendo che andate in ufficio e cominciate a lodare o a danzare, ma vivete questo spirito. Vivete questa libertà, risplendete di questa luce che la lode di Dio dà. E le persone verranno attirate. Le persone che sono alla ricerca della luce scopriranno questa fontana zampillante in voi e cercheranno di bere. Capite? La lode ha questa azione. Ancora, un altro aspetto, il secondo, chiamata per la battaglia. In Neemia, capitolo 4:20, è scritto: dovunque udrete il suono dello shofar, là radunatevi con noi, il nostro Dio combatterà per noi. Che bello! Dovunque udrete il suono dello shofar, cosa significa? Il suono dello shofar ancora esprime il luogo della presenza di Dio, della consapevolezza di Dio, ti fa capire che Dio combatte per te. Quando siamo in uno spirito di lamentela, cosa ci sembra? Che Dio combatte contro di noi. Le circostanze combattono contro di noi, il tempo è contro di noi, le situazioni sono contro di noi, tutti avversi, tutti contro. Non so se vi capita quella giornata dove sembra che tutto vi va contro, e più vi va contro, più vi lamentate, più vi lamentate, più vi va contro.
sembra un circolo vizioso. Com'è bello se a un certo punto, lì dove i nemici attaccano, lì dove la battaglia infuria intorno a te, tu puoi stabilire un punto dove ti metti in contatto con Dio e ti accorgi che Lui combatte per te, combatte a tuo favore. Dovunque udrete il suono dello shofar, là radunatevi con noi, il nostro Dio combatterà per noi. Non approfondiamo, andiamo al terzo punto, che è quello che ci fa ricordare, collegato a quello che abbiamo appena detto, Dio nella battaglia, cioè fa capire che non siamo soli. In Numeri 10:9, guardate com'è esplicita questa affermazione, dice così: quando nel vostro paese andrete alla guerra contro il nemico che vi attaccherà, suonerete a squilli acuti e prolungati con gli shofar. Suonerete a squilli acuti e prolungati col shofar. Cosa significa? Una lode più forte, una lode profonda. A proposito della lode, nella scrittura noi cogliamo sempre le stesse parole, lodarono, eccetera, eccetera, ma nell'ebraico ci sono varie parole, me ne vengono almeno in mente un tre o quattro. Una è Yala, un'altra è Zamar, che è una lode ottenuta attraverso strumenti musicali, un'altra è Teillah, che è una lode estemporanea, quella lode che ogni tanto ci viene qui. Vedete, vogliamo svilupparlo questo, ma anche voi siate liberi nello scoprire che lo Spirito vi ispira una lode che non è preparata. Teillah esprime questo concetto. Halal invece esprime la lode come del tripudio di una squadra che fa gol. Speriamo che il Palermo farà tanti gol anche senza Luca Toni. Ci sono delle difese, ma questa lode, questo tripudio espresso proprio ancora una volta nella lode con la stessa parola, o ancora altre parole che in un modo o in un altro esprimono diverse modalità di lode. Ma guardate, in questi casi il nemico che vi attacca, suonate a squilli acuti e prolungate con le shofar e sarete ricordati davanti al Signore, al vostro Dio, e sarete liberati dai vostri nemici. Ancora una volta suonate, lodate nel momento in cui viene l'attacco, anziché fuggire, anziché non so che cosa fare, cominciate a credere che Dio è per voi. Vi ricordate quell'episodio? L'abbiamo letto qualche volta, credo che il fratello Franco ne ha parlato, quando Josafat cominciò, nel momento in cui era attaccato dai nemici, a ricordare a Dio certe cose. Dio, non sei tu quello che... E Dio dice, sì, lo so, ma il problema non era che Dio se l'era dimenticato, il problema è che noi ci dimentichiamo chi è Dio. La lode, lo shofar, ci ricorda. Lo shofar, la lode, l'espressione di lode ci mette in un contesto diverso e ci fa vedere la situazione con occhi diversi. Ecco perché quando tu hai uno spirito di lode puoi vedere le circostanze in una maniera nuova e non essere intrappolato, perché il Signore ti libera dai tuoi nemici. Ancora, il suono dello shofar precede il grido di vittoria. Ricordate la vittoria incredibile delle mura di Gerico? Giosuè, capitolo 6, verso 20, il popolo, dopo essere stato istruito da Giosuè, dunque gridò e i sacerdoti suonarono gli shofar, e quando il popolo udì il suono degli shofar lanciò un gran grido e le mura crollarono. Un'esperienza bellissima, un'esperienza meravigliosa. Quante mura ci sono dove quando cerchi di andare avanti, pam, ci sbatti la testa. Allora prendi la rincorsa più fortemente, ci sbatti la testa il doppio e ti fai ancora più male. E
E allora a quel punto hai due possibilità di fronte a queste mura che non vogliono crollare, mura di incredulità, mura di angoscia, di paura, di amarezza, mura di difficoltà. Cosa fare? Lo spirito della lode, beati quelli che lo possono vivere, ti fa cominciare a lodare il Signore, ti fa cominciare a magnificare Dio. E nel mentre che questo avviene, le mura sono destinate a crollare. Alleluia! Se ti lamenti, crolli tu. Se lodi, crollano le mura. Purtroppo noi continuiamo a lamentarci e quindi crolliamo noi e diventiamo sempre più compressi, ma beato il popolo che conosce il grido di giubilo. E io credo che Dio voglia farti conoscere questo giubilo. Andiamo velocemente alla parte finale di questa breve riflessione. Lodando insieme c'è una potenza particolare, infatti suonate insieme, le trombe o lo shofar, come la traduzione reale, hanno un potere incredibile. Giudici capitolo 7 verso 22, mentre quelli suonavano le 300 trombe, immaginate 300 shofar che suonano assieme, riuscite a immaginarlo? Alla chiesa di Catanzaro i nostri fratelli ne hanno circa una trentina, una quarantina di shofar, quando suonano insieme... Dicevo l'altra volta facendo una battuta che il nemico fugge solamente per la puzza che viene fuori dallo shofar. Ma non è questa la forza dello shofar. La potenza di 300 shofar suonati insieme e il nemico entra in crisi. E il Signore fece rivolgere la spada di ciascuno contro il compagno. Per tutto l'accampamento, i nemici si distrussero da soli. E ancora, penultimo punto breve di questa espressione forte che è il suonare, lo shofar, e che corrisponde al lodare, al cantare, all'avere uno spirito di lode anziché di lamentela. Lo shofar manifesta la gloria di Dio. Questo è un episodio fortissimo che ricordate tutti in Seconda Cronache, capitolo 5, verso 13. Mentre dico quelli che suonavano lo shofar e quelli che cantavano come un solo uomo, fecero udire all'unisono la voce per lodare e per celebrare il Signore e alzarono la voce al suono delle shofar, dei cembali, c'era percussione, degli altri strumenti musicali per lodare il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno, avvenne che la casa del Signore fu riempita di una nuvola e i sacerdoti non potevano rimanervi per svolgere il loro servizio a causa della nuvola, poiché la gloria del Signore riempiva la casa di Dio. Ancora, immaginate questa scena, che a un certo punto, nel mentre che la lode si esprime fortemente, nel mentre che ognuno di noi è centrato sulla presenza di Dio, Dio siede nelle lodi del suo popolo, scende, si siede tra di noi e lì non si capisce più niente, perché la presenza di Dio è così forte per la nostra mente che blocca tutti i nostri processi mentali, e se non avessimo uno spirito saremmo consumati, diventeremmo pazzi, ma la presenza di Dio è una libertà meravigliosa per il nostro cuore, per il nostro spirito. Dio siede sulle lodi del suo popolo, Dio sale nel suono dello shofar. Guardate queste due espressioni, siede e sale, scende e sale, nel mentre che noi lodiamo, si muove, e quando si muove Dio, niente può rimanere lo stesso. Lo sapete questo? Quando ci muoviamo noi, qualunque posizione facciamo, cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto rimane lo stesso. L'aggressività la prendiamo di qua, la facciamo uscire di là, la comprimiamo di là e ci viene di là, la freniamo di qua e diventa colite,
Cioè, noi siamo capaci di girare un sacco di cose, ma alla fine non c'è risultato. Come ci muoviamo, non facciamo spesso nessuna differenza. Ma quando si muove Dio è diverso. Fratelli, io ho desiderio di fare muovere Dio. Non significa che io voglio starmene fermo, ma voglio che Lui possa, attraverso la nostra lode, il nostro invito, possa muoversi qui e toccare, e sanare, e guarire, e liberare, e cambiare le sorti della nostra vita, fare la differenza. Nel mentre che lodiamo, la presenza di Dio verrà, bloccherà tutti i processi mentali, ma darà una nuova linfa, un'acqua nuova a tutti quelli che sono lì, nella sua presenza. E ancora, che bello quest'ultima parte, quest'ultimo punto, anche se ancora lo dobbiamo aspettare. Il suono dello shofar precederà la resurrezione. Prima Corinzi capitolo 15, 52. In un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultimo shofar, ancora una volta, l'ultimo shofar, l'ultima tromba suonata, sarà una tromba di libertà meravigliosa, perché la tromba, lo shofar squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Alleluia! Quindi c'è una azione incredibile nel suonare lo shofar, una trasformazione che interessa tutte le aree della nostra vita. Alla fine interesserà pure il nostro corpo fisico. Quindi nel mentre che la lode verrà fuori, saremo trasformati pure da corruttibili in incorruttibili. Quello sarà il momento più bello, dove finalmente poi dopo la lode non ci sarà un senso di stanchezza, perché per ora quando lodiamo non sentiamo il corpo fisico, ma quando finiamo di lodare ci sentiamo un po' di artrosi, un po' di disturbi di vario genere. La lode finale, l'ultima tromba, sarà una tromba di annunzio di libertà, di trasformazione meravigliosa nella vita del credente. Lodiamo allora, fratelli, celebrando la benignità di Dio e il suo progetto si adempirà in noi. Lodiamo, entriamo nello spirito della lode, ritornando a quella battaglia, ricordate, quella di Giosafat che ho appena citato. In questa battaglia Dio aveva dato una direttiva particolare, aveva messo i cantori in prima fila, aveva messo i lodatori lì a cantare le lodi di Israele, ci alziamo in piedi, le lodi, e guardate che queste lodi erano lodi puntate su Dio. Questi cantori non stavano cercando di gasare l'esercito cantando "li faremo a pezzi, li maciulleremo, li distruggeremo", non facevano un canto "li ammazziamo tutti, siamo super forti", no, non cantavano la loro forza, non si esaltavano nella loro capacità di sconfiggere l'esercito nemico. La lode non è un gasarti cercando di pensare che in questa maniera farai fuggire gli altri, ma la lode era quello che esprimeva questo gruppo di cantori che, dice la scrittura, dicevano, cantavano "celebrate la benignità di Dio". Cosa cantavano? Cantavano "Dio è buono, Dio è buono, Dio è buono". Questo è l'oggetto vero della lode. Non stava dicendo li ammazzeremo, non stavano cantando questo, stavano cantando "Dio è buono, Dio ci ama, Dio è per noi, se Lui è per noi, chi sarà contro di noi, se Lui è con noi, chi ci separerà dall'amore di Dio". Questa è la lode, questo è quello che Dio vuole che tu impari a cantare, e nel mentre che canti questo canto, che dice "lode, lode a te Signore, tu sei buono, tu sei buono", ma come faccio a cantare "tu sei buono"?
guarda come le cose mi stanno andando, guarda queste circostanze, tu sei buono, Signore, tu sei buono, la lode punta su Dio, la lode vede la grandezza di Dio, la lode non vede la grandezza delle difficoltà, vede la grandezza di Dio, la lode ti fa vivere lo spirito di pace, di libertà, anche in mezzo alla tempesta più dura, la lode glorifica Dio per quello che Lui è. Amen. E nel mentre che questo esercito canta, nel mentre che questo esercito loda, avviene una trasformazione interna, avviene una trasformazione esterna, ma nel mentre che questo esercito loda, è chiamato anche a raggiungere gli altri che non conoscono questa libertà. E insieme alla lode, quest'ultimo pensierino, questa sera, nel mentre che tu lodi, nel mentre che già pregusti la vittoria, nel mentre che sai che gli esami, anche se sono difficili, con la grazia di Dio li potrai superare, ricordati di quelli che sono accanto a te e non hanno nessuna speranza. Quindi, mentre lodi Dio, senti il cuore di Dio per gli altri. E nel mentre che lo lodi, ricordati di essere messaggero di speranza, messaggero di buone notizie. Ricordati che così come lo Spirito Santo ti ha ministrato e ti ha portato un diadema al posto di cenere, l'olio della letizia al posto del dolore, e il manto della lode al posto di uno spirito abbattuto, anche tu puoi essere canale di queste cose per quelli intorno a te. Ricordati di questo, e mentre lodi con il tripudio, con la grazia, con la potenza, mentre lodi il Signore, ricordati che sei un ambasciatore di riconciliazione, e ricordati che le persone accanto a te, anche se le vedi in esami più facili secondo te, anche se le vedi apparentemente soffrire di meno, anche se ti sembra che siano invidiabili per i soldi che c'hanno, per la posizione sociale, per tutto quello che, se non hanno l'amore e la grazia di Dio, sono messi male. E tu, che lo sai, anche se ti senti messo male, sei una persona che può fare tanto bene, sei una persona che può lasciare un messaggio di speranza, una buona notizia agli altri. Dio ci benedica e ci dia la forza di lodare, di non lamentarci, di lodare, e la forza di portare la buona novella a quelli che non conoscono l'amore e la grazia di Dio. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo perché tu stai lavorando nella nostra vita per darci al posto dell'abbattimento il manto della lode. Io ti chiedo, Signore, che la nostra vita possa passare da un continuo spirito critico, di lamentela, di accusa, di invidia, di gelosia, tutte quelle cose che ci vorrebbero prendere, mano a mano vediamo la sofferenza intorno a noi. Io ti prego, Signore, che la nostra vita possa entrare nello spirito della lode. Padre, te lo prego per la mia vita, ti prego per la vita di ogni mio fratello, perché nello spirito della lode c'è una vittoria piena. Grazie Padre, grazie per questa vittoria piena che ci hai voluto anticipare ancora mentre ci troviamo in questi corpi di carne, mentre ci troviamo in difficoltà, ma grazie perché già ci fai previvere, ci fai preannunciare, ci fai realizzare questa caparra meravigliosa della tua gloria nello spirito della lode. Grazie Padre, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Dio vi benedica.